Ciao ragazzi e benvenuti su Gassive Drums. Nel video tutorial di oggi voglio spiegarvi il perché spesso non ci piacciamo veramente quando suoniamo e alcune volte proprio non abbiamo la percezione esatta se stiamo suonando bene, male, se stiamo andando a tempo, se non stiamo andando a tempo, eccetera eccetera eccetera, un bel po' di cose. Quindi eccomi qua per rispondervi a tutto questo. Facciamo così, la sigla la faccio partire subito oggi, così poi partiamo con la spiegazione. Come avete potuto vedere dalla sigla, era un po' diversa dal solito. Siete abituati a vedere la mia solita sigla. Oggi era diversa non per una questione musicale, ma per una questione proprio visiva, perché non c'era il mio logo solito Gastube, ma c'era un altro logo, il logo di Padrone del Tempo, che è il mio nuovo corso che è appena uscito. È un mega corso, ragazzi, perché ci sono 10 ore di lezione, un PDF che in realtà è un vero e proprio libro di più di 100 pagine dove vi spiego, vi scrivo e tutti gli esercizi e tutte le spiegazioni fatte bene. Ci sono ore e ore di basi, un sacco di loop, quindi c'è veramente una marea di roba in questo corso. Vi lascio ovviamente il link qui sotto in descrizione, ricordandovi che è in offerta lancio, quindi in pratica è in sconto per un breve periodo di tempo. Andate a darci un'occhiata. In questo corso vado a trattare un argomento che secondo me spesso non è che sia sottovalutato, ma è poco spiegato in generale dai batteristi, e cioè la questione del controllo, della consapevolezza e proprio della padronanza di quello che facciamo, dal tempo alla precisione delle note, a tutte queste cose qua che poi sono le cose importanti per un batterista. Perché? Perché di solito pensiamo, ok, c'è la tecnica, c'è la coordinazione, c'è la velocità, assolutamente devo andare velocissimo per riuscire a suonare bene. In realtà non è così, tutte queste cose sono vere, ma c'è una caratteristica ancora più importante che è il controllo vero di quello che facciamo, quella roba che quando sentiamo un batterista che porta anche un semplice 4 quarti tipo questo, diciamo, wow, che figata, riusciamo a farlo praticamente tutti, non è nulla di difficile, ma farlo in un modo o farlo con la perfetta concezione, il perfetto controllo di quello che stiamo facendo, è un'altra roba. Farlo bene significa che proprio il nostro groove ha la ciccia, ha la figata, ha quella roba che all'ascoltatore fa battere il piede, fa muovere la testa e ci fa dire, oh yeah, stiamo andando nel verso giusto col nostro groove, siamo i padroni perfettamente di quello che facciamo. Il problema qua è che adesso voi starete pensando, sì, va bene, hai ragione, tutto giusto, ma vuol dire questo andare a fare una marea di esercizi rompiscatole in cui dobbiamo star lì e fare le cose lentamente, eccetera. Non è proprio così, perché io per primo sono uno di quelli che a fare gli esercizi rompiscatole mi rompo le scatole, appunto. Quindi ho deciso di creare degli esercizi, mi sono creato nel tempo gli esercizi non rompiscatole, ma super utili, quindi esercizi divertenti, ma che mi servono. Proprio questo sono andato a inserire nel corso e oggi vi voglio far vedere una piccola parte, un piccolo assaggio per farvi capire che cosa intendo io quando intendo divertiamoci e studiamo nel modo giusto. Partiamo quindi, si tratta di quello che io chiamo esercizio di completamento, cioè andiamo a lavorare sull'interplay tra i musicisti. Quando noi suoniamo in una band non abbiamo un metronomo, a volte sì, ma comunque dobbiamo interfacciarci con altri musicisti, quindi dobbiamo prendere i riferimenti che ci danno, i riferimenti di tempo che ci danno gli altri musicisti e andare a gestire il nostro tempo in base a quello che ascoltiamo, in base a quello con cui suoniamo. Quindi proprio per questo ho deciso di creare degli esercizi di interplay. E qual è lo strumento migliore con cui suonare se vogliamo capire se stiamo andando veramente a tempo, se stiamo facendo la cosa giusta, se grooviamo in modo figo? La batteria. Mo vi spiego tutto, perché starete dicendo non ci capiterà mai di suonare due batterie insieme, vero? Ma attenzione, se noi andiamo a suonare insieme a una base, insieme alle tantissime basi ovviamente che ci sono all'interno del corso, se noi andiamo a suonare insieme a un'altra batteria, riusciamo a capire veramente se stiamo facendo giusto o sbagliato. Vi spiego, così almeno è tutto più chiaro. Allora,
Come funziona l'esercizio? Abbiamo due batteristi, batterista A e batterista B. In questo caso noi faremo le parti del batterista A. Il batterista B sarà poi una base che sentirete dopo quando suonerò tutto l'esercizio e comunque una base ovviamente scaricabile nel corso a più velocità anche. Oggi vi farò tutto a 90 bpm. Partiamo dall'inizio. Risultante. La risultante è l'insieme di quello che fanno batterista A più batterista B. In questo caso la mia risultante è molto semplice. 3 groove, base, pum, pa, pum, pa, passaggio tutto sul rullante in ottavi, ta 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 ta, e poi rifaccio la stessa cosa, quindi altre 4 battute, 3 di groove e una di passaggio, ma stavolta il passaggio in ottavi lo faccio come giro della batteria, quindi... Ovviamente sto partendo dal super semplice, adesso vi faccio vedere un esercizio super super semplice, poi andiamo sul difficile, nel corso sarà super graduale questa cosa, tranquilli, sono una marea di esercizi. E qui mi chiederete, sì ma dove sta il completamento? Andando avanti, il groove per ora rimane sempre all'unisono tra i due batteristi, perché sia batterista A sia batterista B all'inizio fanno questo groove e fill risultante. Dopo, in pratica, andiamo a tenere sempre il groove all'unisono, per adesso. Poi si splitterà, quindi si dividerà tra i due batteristi anche questo. Il passaggio, invece, una parte lo farà il batterista A e una parte lo farà il batterista B. La somma di quello che suoneranno batterista A e batterista B nel fill sarà proprio la risultante. Quindi, all'inizio il batterista A suonerà i primi due quarti, quindi i primi quattro ottavi. 1, 2, 3, 4. E farà pause su terzo e quarto quarto, quindi sugli ultimi quattro ottavi. Il batterista B farà pausa sui primi quattro ottavi, quindi sulle prime due pulsazioni, e suonerà terza e quarta pulsazione, quindi 1, 2. Vedete? Batterista A fa la prima parte, batterista B fa la seconda parte del passaggio, quindi tutto insieme batterista A e batterista B faranno la risultante. Questo fatto la prima volta tutto sul rullante, la seconda volta giro della batteria. Quindi batterista A farà prima e seconda pulsazione. Batterista B farà terza e quarta pulsazione, quindi su tom 2 e timpano. Mentre, ovviamente, prima e seconda pulsazione per il batterista B saranno pause. Funziona in questo modo. Vedete, in questo caso abbiamo splittato, cioè diviso tra i due batteristi, il fill. Se io, batterista A, non vado a mettere perfettamente le mie note nel posto giusto, non andrò a incastrarmi perfettamente con il batterista B. Se ad esempio io le vado a velocizzare troppo le mie note facendo il giro della batteria, succederà questo. E non va bene, perché ovviamente il batterista B è una base, quindi lui suona perfettamente. Poi le basi ovviamente ci sono sia per batterista A sia per batterista B, però in questo caso abbiamo deciso di impersonificare il batterista A. Esercizio dopo, poi vi suono tutto insieme, il groove rimane sempre uguale, stavolta il batterista A farà prima pulsazione e terza pulsazione, quindi 3, 4. Batterista B farà seconda e quarta pulsazione. Stessa cosa col giro della batteria, batterista A farà 3, 4. Andando a suonare il rullante e poi direttamente il tom 2 perché siamo sulla terza pulsazione. L'ultima parte di questo primo esercizio di completamento sarà batterista A farà tutti i battere, quindi 3, 4. Batterista B farà tutti levare, 3, 4. Mentre il groove rimane sempre uguale, anche questo fatto come giro della batteria, la prima volta quindi solo rullante, la seconda volta il passaggio fatto tutto il giro della batteria. Vi faccio vedere tutto l'esercizio a 90 bpm, ci saranno due battute di metronomo per iniziare e poi il metronomo sparirà. Dovrete prendere i vostri riferimenti da voi stessi e soprattutto dal batterista con cui state suonando, che in questo caso è una base, quindi lui suona perfettamente a tempo. Voi dovrete andare a incollarvi a quel batterista per portare avanti insieme i groove e i fill da fare. Mini ricapitolazione.
due volte risultante fil su rullante e poi fil giro della batteria, e poi pian pianino ogni volta andiamo a splittare in modo diverso solo il fil per ora. Quindi mi metto le cuffiotte perché altrimenti non sento la base e partiamo. 1, 2, 3, 4. Spero sia più o meno chiaro come funzionano questi esercizi. Adesso voglio aumentare un po' il livello di difficoltà e andarvi a far vedere un esercizio che c'è all'interno del corso sempre, ma un po' più avanzato. L'idea è la stessa come costruzione, ma stavolta andiamo a splittare sia i groove sia i fill. Quindi i fill abbiamo capito come splittarli. Adesso anche nei groove, tra batterista A e batterista B, cioè tra noi e il batterista B in questo caso, si dovrà creare la risultante. Vi suona tutta la risultante, intanto, che comunque all'inizio dell'esercizio c'è sempre ed è da suonare all'unisono tra batterista A e batterista B. Vi faccio tutto e poi vi spiego. Come avete visto, groove sempre in 4 quarti con cassa in sedicesimi, quindi un pochettino più difficile, passaggio 4 sedicesimi terzina, 4 sedicesimi terzina, proprio così perché man mano che andiamo avanti scopriamo sempre delle metriche nuove e delle possibilità nuove che abbiamo. In questo caso vi spiego soprattutto come funzionano i groove. Qua è un po' più difficile perché dobbiamo andare a suonare solo delle parti di groove che saranno completate dal batterista B. Quindi nel primo caso noi batteristi A dovremo fare questo. Mentre il batterista B farà tutte le note che mancano al mio groove per creare la risultante. Quindi 1, 2, 3, 4, 1. Passaggio uguale identico, sempre facendo prima tutto sul rullante e poi la seconda volta giro della batteria. Quindi in questo caso il batterista A farà questo. Quindi due sedicesimi sulla prima pulsazione, poi quarto, due sedicesimi sulla terza pulsazione, poi quarto, nota da un quarto sulla quarta pulsazione. Fatto come giro della batteria sarà. Questo ovviamente è già un po' più difficile. Proviamo a fare tutta la parte del batterista A in questo primo esercizio, dopo la risultante, quando incominciamo proprio a splittare tutto. Quindi 3, 4. Quindi questa qua è la concezione.
Oltre a queste ci sono poi ancora due parti di esercizio che adesso vi faccio sentire tutto insieme, tanto l'idea è quella di farvi capire la concezione della cosa e farvi capire che questo all'inizio può sembrare tra virgolette complicato come idea, poi adesso questo esercizio qua è molto difficile, quindi riuscirete poi a entrarci dentro dopo un po' di pratica e soprattutto quando avrete visto un po' di esercizi in modo graduale. Vi faccio sentire tutto l'esercizio, però quando poi riuscirete a suonarlo e essere insieme all'altro batterista è una figata, perché vi state completando a vicenda, quindi proprio come in una band quando suonate con un qualsiasi chitarrista, tastierista o chi sia. Quindi sempre 90 bpm, mi sto ricuffiando, non sono pazzo, incominciamo dalla risultante a unisono tra batterista A e batterista B, poi andiamo a splittare sia groove sia fill. Partiamo 1, 2, 3, 4. Quindi come potete vedere qua è veramente più tosta rispetto a prima, però c'è sempre stato il completamento tra un batterista e l'altro. Quindi questa roba è fondamentale e più che altro è divertente, perché non è il solito click che pip 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 e devi rimanere lì sopra. Quello è importante, infatti all'interno del corso ci saranno un po' di esercizi anche su metronomo, ma l'importante è sempre riuscire a divertirsi mentre suoniamo. Quindi raga, io vi consiglio veramente di fare questa tipologia di esercizi perché vi svolteranno la vita. A me ha cambiato completamente tutta la mia concezione, ho proprio cominciato a suonare in un modo diverso, ho avuto delle idee diverse, molto più creative, completamente differenti. Quindi io con questo vi ringrazio per essere arrivati fin qua, vi ricordo che il mio corso che trovate qui sotto in descrizione rimane a un prezzo di lancio, quindi con uno sconto per pochi giorni, quindi andate a darci un'occhiata. Se avete qualsiasi dubbio mi raccomando potete scrivermi qui sotto nei commenti, potete scrivermi in privato su Instagram, su Facebook magari, non saprei, meglio su Instagram, e io vi saluto qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.